Ciao a tutti, grazie Andrea. Siamo molto contenti di essere riusciti a organizzare questa serata. L'abbiamo organizzata un po' in fretta e furia, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta, grazie anche alla disponibilità di Anarres prima di tutto che ci ospita, di Stefano che in fuga da Modena in fretta e furia è riuscito a venire stasera, e ai lettori che leggeranno dopo alcuni passaggi dei libri che si sono dati disponibili per questa serata. Quindi grazie a tutti innanzitutto, e grazie anche al DJ che non mi ricordo come si chiama, che metterà qualche disco di accompagnamento. E basta, stasera, come anticipava Andrea, ricordiamo David Graeber, che è scomparso il 2 settembre, se non sbaglio, che ha lasciato un grande vuoto, e insomma la sua compagna Nika e altri amici di David hanno organizzato per domenica 11 ottobre questa giornata mondiale come in tributo a David. Noi purtroppo domenica non potevamo organizzare nulla, quindi abbiamo anticipato di qualche giorno, però diciamo che questa serata si inserisce un po' in questo evento che hanno chiamato in inglese Intergalactic Memorial Carnival, quindi questa grande festa internazionale dove ognuno in maniera spontanea potrà organizzare eventi in ricordo di David. E noi abbiamo pensato appunto di organizzare, di fare questi reading a partire dai suoi libri. In particolare, in realtà, tutte le letture che sentirete stasera vengono da un unico libro, che è Frammenti di antropologia anarchica, perché in realtà era quello che più si prestava alle letture. In quel libro sono già in realtà contenuti tutti i temi che poi Graeber ha affrontato anche in libri successivi, però in questo libricino in maniera molto concisa e chiara li riassume, quindi alla fine abbiamo selezionato gli estratti a partire da questo libro. Stefano ci farà una piccola introduzione sul personaggio, su quella che è stata la sua influenza sia per il pensiero anarchico che per il pensiero antropologico in generale, mi viene da dire per il pensiero. E quindi niente, basta, visto che abbiamo poco tempo, lascio la parola a Stefano e buon ascolto. Buonasera a tutti, per me è un piacere e un onore ricordare David Graeber, perché è stato sicuramente, verrà ricordato come uno dei più grandi scienziati sociali dell'inizio del terzo millennio, perché ha prodotto riflessioni su una molteplicità di temi di estremo interesse, lo ha fatto in maniera militante, l'ha fatto in maniera politica, da un posizionamento libertario o apertamente anarchico. E la biografia di Graeber intreccia questi due aspetti, un aspetto politico e un aspetto accademico. È interessante che le sue riflessioni sono sempre, diciamo, innescate da preoccupazioni politiche. E poi le preoccupazioni politiche diventano una molla per poi affrontare certi temi in maniera approfondita, in maniera, se volete, scientifica, utilizzando le armi dell'antropologia e dell'etnografia, per fare che cosa? Fondamentalmente per scuoterci e per mettere in discussione delle credenze che sono affermate in questo periodo storico, e noi tendiamo a percepirle, noi, forse la società nel suo complesso tende a percepirle come qualcosa di inevitabile, pensare in quel modo, agire in quel modo. Graeber ci dice: no, si può pensare in altro modo, ci si può comportare in altro modo, si può vedere la società in altro modo. E l'antropologia lo aiuta molto in questo percorso, perché? Perché l'antropologia è in qualche modo la scienza della possibilità. L'antropologia è lo studio comparativo delle culture umane. E l'antropologia nasce dall'idea che osservare altri contesti culturali può arricchire il tuo modo di guardare il mondo. Quindi guardare come altre fette di umanità hanno gestito faccende, questioni, problematiche, interrogativi, può tornare utile anche oggi. E perché può tornare utile oggi? Perché ogni società crea le sue verità indubitabili. Queste verità indubitabili in realtà non sono verità indubitabili, ma sono certi modi di applicare il potere per far apparire certe linee di lettura di quello che succede come se fossero l'unica linea possibile.
Vi faccio un esempio. Su un libro del 2011 di Greber, che è quello sul debito, debito dei primi 5.000 anni, in cui ci viene continuamente detto, e penso che ci verrà detto anche nei prossimi anni, in cui tutta questa massa di soldi usati per il Covid, poi ci toccherà tirare soldi, fuori i soldi dal portafoglio e pagarli, perché questo succederà probabilmente. Ecco, ci dice: i debiti vanno sempre ripagati. Questo sembra quasi un assunto, no, della società contemporanea. Indebitarsi vuol dire che tu sei in debito e che devi tirare fuori dei soldi per ripianare quel debito. E guardando la storia umana, in realtà non è sempre stato così. Non è sempre stato che chi si indebitava doveva ripagare. Ci sono stati dei casi di cancellazione totale dei debiti. E non si capisce neanche perché non dovrebbe succedere oggi. E sto parlando del debito pubblico come dei debiti individuali delle persone. E quindi, riprendendo la storia del debito, lui mostra che il debito in realtà è un meccanismo sociale nella maggior parte dei casi, oltre che economico. E quindi rinnestare le dinamiche all'interno dei rapporti sociali ti permette di guardare la mancanza di soldi, quello che tu devi in termini economici, all'interno di un contesto più ampio. Oppure un'altra cosa che fa Greber in un libro più recente, l'ultimo in realtà pubblicato prima della sua morte, Bullshit Jobs, i lavori inutili, i lavori senza senso. Lui mostra che il capitalismo, che dovrebbe essere il sistema economico che produce competizione, efficienza e produttività, in realtà genera una quantità infinita, lui la calcola intorno al 30-40% dei lavori totali, sono lavori che le stesse persone che li fanno dicono che sono inutili. E quindi vedete come certe ideologie che sono ormai sedimentate, sono ormai date per scontate, in realtà, viste sotto quell'ottica, possono essere ripensate in maniera drastica, radicale. Perché noi dovremmo avere decine di migliaia, milioni di persone che fanno lavori che non servono a nulla e loro stessi dicono che non servono a nulla. E se volete vedere i dettagli e quali sono questi lavori, vi invito a guardare Bullshit Jobs. Greber ha lavorato su tantissime tematiche, ve le accenno brevemente. Ha lavorato sul Madagascar, che è stata la sua ricerca di dottorato, schiavitù, potere, dominio in Madagascar, ma poi con Frammenti di antropologia anarchica Greber acquista la fama internazionale. Perché? Perché fondamentalmente Greber ha una grande capacità di parlare alle persone in maniera semplice, diretta, e riesce sempre a essere irriverente al punto tale da costringerti a ripensarti, a ripensare le tue categorie e quindi a crescere leggendolo. E questo lui l'ha fatto per esempio sulla regalità, è uscito recentemente questo libro Il potere dei re, che riesamina la regalità su una scala antropologica di ampissimo, esamina le regalità tra gli aztechi, in Africa, in Madagascar, in diversi posti. Ha lavorato, e forse questo ci interessa più, sulla democrazia, sull'azione diretta. Questa è stata, e vedete anche qui come funziona Greber. Greber intanto vive, e mentre vive osserva la realtà che lo circonda, ci ragiona sopra, e quelle riflessioni su quello che lui vive diventano poi gli inneschi per scrivere e per ragionare. Greber ha partecipato a inizio anni 2000 a questa rete che si chiama Direct Action Network, la rete dell'azione diretta, che era attiva in Stati Uniti e Nord America, nell'organizzazione dei contro-summit che ci sono stati in quel periodo. E Greber partecipava da attivista fondamentalmente, però ha scritto un libro, Direct Action, in cui lui ragiona su che cosa? Come facciamo a rendere le assemblee più inclusive, più egualitarie? Come facciamo a includere le minoranze, sia di genere che di nazionalità o di colore della pelle, in modo che tutti si sentano accolti nell'assemblea? E negli Stati Uniti questa era un'enorme tematica, e lui ci ragiona sopra. Un altro tema trattato da Greber appunto è quello del debito, è quello dei lavori inutili, e quindi lui tendenzialmente spazia su tantissime tematiche, e su tutte queste tematiche riesce a essere polemico al punto tale da creare un pensiero alternativo che non ha solamente valore per i lettori che lo leggono e lo assorbono e ripensano, ma anche per il mondo scientifico.
quindi è un intellettuale militante, l'Italia è pieno di intellettuali militanti, ma Graeber secondo me ha un particolare valore perché è un intellettuale militante in un contesto in cui l'università, in cui lavoro, si sta progressivamente trasformando sempre di più in un sapere piatto, in un sapere poco creativo, poco critico, perché abbiamo una serie di pressioni finanziarie e di Ateneo che ci spingono sempre più a fare ricerche in maniera veloce e fare ricerche in maniera sempre più funzionale al mondo economico. Ecco, questa Graeber non si è mai sottoposta a questo tipo di diktat accademico e lui è continuato a lavorare su tematiche che gli permettessero di esercitare la critica rispetto all'esistente. E un'altra cosa, secondo me, molto interessante di Graeber è sia la sua traiettoria, diciamo, intellettuale e accademica, ma la sua traiettoria politica, che lo ha visto attivo. Graeber è figlio di radicali americani, il padre aveva simpatizzato per la guerra, per gli anarchici nella guerra di Spagna, e lui si trova a crescere in questo contesto di radicalismo politico e si trova a sposarlo a un certo punto della sua biografia e a farne in qualche modo la sua direzione, consolidare quel tema. Naturalmente questo gli porta una serie di fastidi. Graeber è stato nel 2006 cacciato dall'Università di Yale, dove insegnava. Hanno dovuto modificare il regolamento interno dell'università per poterlo cacciare, perché praticamente, nonostante fosse un accademico pubblicamente riconosciuto, cosa aveva fatto di tanto grave Graeber? Innanzitutto, secondo me, era un personaggio indisciplinato e poco suscettibile a essere inquadrato all'interno ai rigidi canoni universitari, e poi aveva preso le parti di una mobilitazione studentesca che criticava l'establishment universitario. E questo è bastato per cacciarlo dagli Stati Uniti. Non ha più trovato lavoro nelle università statunitense e ha dovuto spostarsi in Inghilterra, dove ha continuato a lavorare nell'ultimo periodo della sua vita, al Goldsmith e poi alla London School of Economics. Ma non si ferma lì Graeber. Graeber continua a mantenere questo filone che poi lo porterà ad essere uno dei principali attori del movimento Occupy degli Stati Uniti, siamo nel 2011, e Graeber è uno degli ideatori. Lui, in alcuni suoi articoli, questa è un'altra cosa interessante di Graeber, Graeber scrive sì libri accademici, ma scrive un'infinità di articoli per riviste, per quotidiani, e quindi interviene nel dibattito pubblico e fa presente la sua posizione militante dentro questo dibattito. Ecco, lui è uno degli artefici del movimento del 2011 e lo racconta come, per farvi capire qual è lo spirito politico di Graeber. Lui dice: il 2011 è stato un punto di rottura perché si passa dai comizi, dal palco, alle assemblee. Cioè Graeber dice: per coinvolgere la gente non abbiamo bisogno di leader che ci dicono cosa dobbiamo fare, abbiamo bisogno di sedersi in maniera assembleare ed elaborare insieme. Elaborare insieme, lui insieme ad altri attivisti del movimento Occupy ha elaborato quel famoso slogan "siamo il 99%", che voleva dire la contrapposizione tra la società civile e il mondo finanziario, che poi avrà un enorme successo nel movimento Occupy. Ecco, quello è in buona parte frutto dell'idea di David. Ma nel momento in cui il movimento Occupy svanisce, e svanisce abbastanza rapidamente, Graeber mantiene un suo interesse per tutto quello che si muove dal basso all'interno della mobilitazione politica, e recentemente aveva espresso interesse per Extinction Rebellion, che è un'altra mobilitazione che sta prendendo piede, e per il Rojava, su cui mi sembra anche Leutra abbia un pezzo di Graeber anche sul Rojava. Quindi tutti i movimenti rivoluzionari interessavano Graeber. C'è anche andato, perché lui manteneva sempre la parte intellettuale con la parte di attivismo pratica e cercava di dare una mano a tutte le realtà che proponevano un'idea di politica e di gestione che non fosse verticale tendenzialmente, in cui non ci fosse una separazione tra istituzioni di politici che governava e massa popolare che si trova in qualche modo impotente con la sola opzione di mettere una scheda nell'urna ogni 4 anni. E questo è il percorso di Graeber. Poi, se volete andare più nello specifico sulle pubblicazioni, io lo faccio anche volentieri.
ma l'invito in realtà è quello di leggere Graeber, di leggerlo attentamente e di scegliersi anche cosa leggere di Graeber, perché Graeber scrive testi estremamente complessi e riesce a farlo in maniera eccellente, ma scrive anche testi molto leggeri. Un altro tema di Graeber è quello sulla burocrazia, in cui che parte dalla malattia, dalla morte della madre, e da una serie di equivoci che si creano nel tentare di riempire i moduli della morte della madre, per chiedersi che cos'è la burocrazia, perché siamo soggetti a questa macchina anonima e opprimente che ci costringe in continuazione di codificarci e dare informazioni alle istituzioni che alla fine le usano per controllarti meglio, che cos'è la burocrazia e perché la burocrazia rispetto a quasi tutte le altre forme di relazione sociale è una relazione sociale in cui non c'è negoziazione. E questa mi parte da questo: nella burocrazia io non posso contrattare, mentre con Abi devo cercare di capire com'è il suo umore e come possiamo andare d'accordo e fare le cose che dobbiamo fare insieme, e questo richiede un'attenzione personale alla parte emotiva e sociale della sua persona. Nella burocrazia questo non c'è. Ed è anche buffo che lui chiama i poliziotti dei burocrati armati. In effetti, se ci pensate, non è poi così. Ecco, Graeber aveva questa grande dote di essere una persona che riusciva a formulare dei pensieri dissacranti, eretici, in maniera molto concisa, in maniera molto precisa, in maniera dirompente, nel senso che poi ti rimaneva in testa quella formulazione e poi riguardavi il mondo in maniera diversa. E secondo me là in realtà è dove Graeber dà il meglio, proprio in queste breve formulazioni in cui la realtà viene completamente sconvolta, riletta attraverso altre letture che ti aprono poi delle sfere di ripensamento rispetto all'esistente e di, naturalmente, possibilità di immaginare qualcosa di diverso. E secondo me mai come in questo periodo storico abbiamo bisogno di immaginari antiutopici per pensare a una società che non sia una società di sfruttamento, che non sia una società di oppressione di regole e di leggi, ma che sia una società basata sulla volontà di esaurire i desideri delle persone. E leggo Graeber. Comincerò con un bersaglio relativamente facile. Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale. Il famoso saggio di Samuel P. Huntington, docente di relazioni internazionali ad Harvard. Huntington è un tipico intellettuale di guerra fredda, amato dai think tank di destra. Nel 1993 ha pubblicato un saggio in cui sosteneva che la fine della guerra fredda, i conflitti globali, si sarebbero focalizzati sugli scontri tra tradizioni culturali con una lunga storia. Huntington esortava gli occidentali a comprendere che la loro è una cultura trattante e che i suoi valori non devono essere considerati universali. In particolare la democrazia, secondo l'autore, è un'idea tipica occidentale e l'Occidente dovrebbe abbandonare ogni tentativo di imporla al resto del mondo. Secondo Huntington, a un livello superficiale la cultura occidentale ha permeato di sé il resto del mondo. A un livello più profondo, però, i concetti occidentali differiscono sostanzialmente da quelli prevalenti in altre civiltà. Le idee occidentali di individualismo, liberalismo, costituzionalismo, diritti umani, uguaglianza, libertà, principio di legalità, democrazia, libero mercato, separazione tra chiesa tra Stato e Chiesa, spesso non hanno che una lieve eco nelle culture dell'Islam, del confucianesimo, in quelle giapponesi, indù, buddiste e ortodosse. Questa è la tesi di Huntington. I tentativi occidentali di diffondere queste idee producono una reazione contro l'imperialismo dei diritti umani e una riaffermazione dei valori indigeni, come appare nel sostegno al fondamentalismo religioso delle giovani generazioni delle culture non occidentali. Il fatto stesso che esista una civiltà occidentale, che Graeber mette tra virgolette perché secondo Graeber non esiste, è un'idea occidentale, in conflitto con il particolarismo di tante società asiatiche e con la loro enfasi sulle distinzioni tra un popolo e un altro. L'elenco delle idee è affascinante da molti, l'elenco delle idee che ha fatto Huntington, secondo Graeber, è affascinante da molti punti di vista. Preso la lettera, per esempio, implica che l'Occidente ha preso forma che gli è propria solo nel secoli XIX e XX secolo, cioè 800 e 900, dato che nei secoli precedenti la gran parte degli occidentali avrebbe respinto nettamente quei principi, o forse non sarebbe stata neppure in grado di concepirli. Se qualcuno ne ha voglia, può provare a cercare negli ultimi 2 o 3 mila anni di storia europea eventuali precursori di tali concetti. Ci hanno provato in molti.
In questo senso l'Atene del V secolo a.C. è una risorsa utile, sempre che si voglia ignorare e guardare solo di sfuggita quello che è successo da allora, dal V secolo a.C. al 1215, la Magna Carta, o al 1776, la dichiarazione dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Più o meno è questa la strada presa da molti libri di testo convenzionali, anche se Huntington è in realtà più sottile e considera la Grecia e Roma come una distinta civiltà classica, che poi si sarebbe disaggregata nella cristianità orientale greca e in quella occidentale latina e in seguito nell'Islam. Se ai suoi inizi la civiltà occidentale coincide con la cristianità latina, dopo gli sconvolgimenti innescati dalla riforma e controriforma, questa civiltà perde la sua peculiarità religiosa e si trasforma in qualcosa di più allargato e secolarizzato. Le conseguenze sono però le stesse che troviamo nei libri di testo convenzionali, perché anche per Huntington la tradizione occidentale nel suo complesso è di gran lunga la vera erede della civiltà classica, ben più delle sue rivali, la civiltà islamica e quella ortodossa. Le tesi di Huntington possono essere attaccate in mille modi diversi. La sua nozione di idea occidentale risulta particolarmente arbitraria. Un buon numero di concetti è andato alla deriva nell'Europa occidentale via via che passavano i secoli, e un numero ancora più consistente è stato accettato nel corso del tempo. Perché dunque questo elenco e non un altro? Con quali criteri ha operato la selezione? Indiscutibilmente il principale obiettivo di Huntington è mostrare che molte idee ampiamente accettate in Europa e in Nord America sono viste con sospetto in altre aree del mondo. Ma anche su questa base non si sarebbe potuto ridare un elenco completamente differente? Si sarebbe potuto, per esempio, sostenere che la cultura occidentale si fonda su scienza, industrializzazione, razionalità burocratica, nazionalismo, teorie razziali e irrefrenabili spinse espansionistiche, per poi affermare che il culmine della cultura occidentale è stato il Terzo Reich. È una tesi che alcuni critici radicali dell'Occidente potrebbero sostenere. Huntington prosegue spiegando che questa diversità dell'Occidente è fatta anche di pluralismo di classe, ovvero forti aristocrazie, pluralismo sociale, organi rappresentativi, diversità linguistica e così via. Gradualmente, sostiene, tutto questo ha preparato la strada alla complessità tipica delle società civili occidentali. Una tesi di cui è facile evidenziare la ridicola ingenuità. Si potrebbe per esempio ricordare al lettore che Cina e India hanno goduto nel corso della loro storia di un pluralismo religioso superiore a quello dell'Europa occidentale, che molte società asiatiche erano caratterizzate da un'impressionante varietà di ordini monastici, gilde, società segrete, sodalizie, associazioni civiche e professionali, che nessuno in Oriente ha mai perseguitato l'uniformità ricorrendo a pratiche come lo sterminio degli eretici, l'inquisizione o la caccia alle streghe. Ma la cosa sorprendente è che Huntington cerca di trasformare l'incoerenza delle sue categorie nel loro tratto distintivo. Innanzitutto definisce le civiltà asiatiche in modo che non possano, per definizione, essere pluraliste. E se qualcuno dovesse controbattere che tutta la gente che lui ha ammassato nel concetto di Occidente non sembra avere caratteristiche comuni di lingua, religione, filosofia o forma di governo, a quel punto Huntington potrebbe sempre rispondere che proprio questo pluralismo è l'elemento caratteristico dell'Occidente. Un perfetto argomento circolare. Buonasera a tutti. Il termine rivoluzione ha perso inesorabilmente di importanza nell'uso ordinario, al punto che adesso può significare qualsiasi cosa. Ormai abbiamo una rivoluzione ogni settimana. Rivoluzioni nei servizi di credito, rivoluzioni cibernetiche, rivoluzioni mediche. Una rivoluzione su internet ogni volta che qualcuno inventa un software più intelligente. Una retorica del genere è possibile soltanto perché la definizione comune di rivoluzione ha sempre implicato l'idea di un cambiamento di paradigma, un'interruzione netta, una rottura fondamentale nella natura della realtà sociale, in seguito alla quale la realtà funziona diversamente e le categorie invalse non sono più valide. In questo senso è possibile affermare che il mondo moderno è il risultato di due rivoluzioni, quella francese e quella industriale, nonostante il fatto che non abbiano niente in comune, al di là di essere uno spartiacque, con tutto quello che le precedeva. Ellen Mansings Wood ha osservato che abbiamo preso la strana abitudine di parlare della modernità
come se questa implicasse una combinazione tra la dottrina economica inglese del laissez-faire e le teorie francesi del governo repubblicano, anche se queste due tendenze non si sono mai realizzate insieme. La rivoluzione industriale si realizzò sotto una costituzione inglese stravagante, antiquata e ancora in gran parte medioevale, mentre la Francia del XIX secolo non aveva niente a che fare con il laissez-faire. Un tempo i paesi in via di sviluppo subivano il fascino della rivoluzione russa, forse perché in essa le due rivoluzioni sembravano coincidere: una conquista del potere nazionale che conduceva a una rapida industrializzazione. Di conseguenza, nel XX secolo, quasi ogni governo del sud del pianeta, determinato a raggiungere i livelli di sviluppo economico delle regioni industrializzate, doveva anche dichiarare di essere un regime rivoluzionario. Se dietro a tutto questo si nasconde un errore logico, esso si basa sull'ipotesi che il cambiamento sociale e tecnologico prenda la stessa forma di ciò che Thomas Kuhn ha definito la struttura delle rivoluzioni scientifiche. Kuhn si riferisce a eventi come il salto dall'universo di Newton a quello di Einstein. All'improvviso si verifica un passo in avanti di tipo intellettuale e dopo l'universo è differente. L'applicazione di questo principio al di fuori delle rivoluzioni scientifiche implica l'equivalenza tra la nostra conoscenza del mondo e il mondo stesso, con il corollario che nel momento in cui cambiano i principi alla base della nostra conoscenza, anche la realtà si modifica. Quella che vorrei modificare adesso facendo star zitti quelli che sono fuori, ma non posso. Ma di fatto il mondo non è obbligato a rispondere alle nostre aspettative. Se la realtà si riferisce a qualcosa, questo qualcosa è proprio ciò che non può essere interamente racchiuso nelle nostre costruzioni mentali. Le totalità in particolare sono sempre un parto della immaginazione. Le nazioni, le società, le ideologie, i sistemi chiusi, niente di tutto questo esiste realmente. La realtà è sempre più caotica di così, anche se la fiducia in concetti come questi fornisce una innegabile forza sociale. Di fatto, l'abitudine a pensare il mondo o la società come un sistema totalizzante, in cui ogni elemento acquista il proprio senso solo in relazione con gli altri, conduce quasi inevitabilmente a un'immagine della rivoluzione come a un cataclisma devastante. Sono quasi alla fine. Senza una rottura del genere, come potrebbe infatti un sistema totalizzante essere sostituito da un sistema completamente differente? La storia umana si trasforma quindi in una serie di rivoluzioni: la rivoluzione neolitica, la rivoluzione industriale, la rivoluzione informatica, eccetera. E il sogno politico diventa controllare in qualche modo questo processo, raggiungere il punto in cui noi stessi riusciamo a produrre una rottura, un balzo in avanti che non si limita semplicemente ad accadere, ma viene prodotto come risultato diretto di una qualche volontà collettiva, la rivoluzione propriamente detta. Allora non desta meraviglia che nel momento in cui i pensatori radicali hanno dovuto abbandonare questo sogno, la loro prima reazione è stata quella di raddoppiare i loro sforzi per vedere rivoluzioni ovunque. Al punto che agli occhi di Paul Virilio la rottura è lo stato permanente del nostro essere, mentre per Jean Brodiard il mondo cambia completamente ogni due anni, cioè ogni volta che lui ha un'idea nuova. Con questo non voglio rifiutare drasticamente queste totalità immaginarie, anche mettendo l'ipotesi, alquanto improbabile, che sia possibile rifiutarle completamente. Considerate che sono probabilmente uno strumento necessario del pensiero umano. Voglio soltanto che sia chiaro che non sono nient'altro che strumenti del pensiero. Ad esempio, non è male porsi domande come le seguenti: dopo la rivoluzione, come organizzeremo i trasporti di massa?
chi finanzierà la ricerca scientifica? Ma soprattutto esisteranno ancora le riviste di moda? È un utile esercizio mentale, anche se dobbiamo riconoscere che in realtà, a meno che non si vogliono massacrare migliaia di persone, e forse anche in quel caso, la rivoluzione quasi certamente non sarà una rottura così semplice come possono far pensare domande del genere. Cosa sarà allora la rivoluzione? Ho già proposto alcune idee. Una rivoluzione di dimensioni mondiali avrà bisogno di molto tempo, ma forse è già in corso. La maniera migliore per rendersene conto è smettere di pensare alla rivoluzione come a una cosa. La rivoluzione, il grande cataclisma, il punto di rottura. E chiedersi invece che cos'è un'azione rivoluzionaria? Ecco la nostra risposta. Un'azione rivoluzionaria è qualsiasi azione collettiva che affronti, respinga una qualche forma di dominio e di potere e che nel frattempo, alla luce di questo processo, ricostituisca nuove relazioni sociali anche all'interno della collettività. L'azione rivoluzionaria non si propone necessariamente di rovesciare i governi. Ad esempio, sarebbe un atto di per sé rivoluzionario il tentativo di creare delle comunità autonome nei confronti del potere, con le parole di Castoriadis, comunità che si autoistituiscono, decidendo collettivamente le proprie regole e i propri principi operativi e riesaminandoli costantemente. E la storia ci insegna che la continua accumulazione di atti di questo tipo può cambiare quasi qualsiasi situazione. Grazie. Potere ignoranza o potere stupidità. Gli studiosi dell'Accademia apprezzano la tesi di Michel Foucault sulla coincidenza tra conoscenza e potere e sostengono che la forza bruta non è più il principale fattore di controllo sociale. Apprezzano questo ragionamento perché è adulatorio, la formula perfetta per gente a cui piace pensare di essere politicamente radicale, anche se tutto quello che fa è scrivere saggi che saranno letti da una manciata di persone della cerchia istituzionale. Ovviamente se uno di questi accademici, avendo dimenticato la propria tessera di identificazione, insistesse comunque a entrare in una biblioteca universitaria per consultare qualche volume di Foucault, allora si renderebbe conto che la forza bruta non è tanto lontana come ama pensare. Si ritroverebbe buttato fuori dai locali da un uomo con un grosso bastone appositamente addestrato a colpire la gente. In realtà il nostro mondo è pervaso dalla minaccia di un uomo con un bastone in mano. Molte persone hanno rinunciato alla possibilità di attraversare le barriere e le linee di confine segnate da quest'uomo, di modo da non dover pensare alla sua esistenza. Se vedete una donna affamata distante pochi metri da un bel mucchio di cibo, e questo capita quotidianamente per chi vive in città, c'è una palese ragione per cui non potete prendere un po' di questo cibo per darlo alla donna. Arriverà un uomo con un grosso bastone e molto probabilmente vi colpirà. Al contrario, gli anarchici amano sempre ricordare la sua esistenza. Ad esempio, gli abitanti della comunità occupata di Cristiania, in Danimarca, mettono spesso in scena un rituale natalizio. Vestiti da Babbo Natale, prendono i giocattoli dai grandi magazzini e li distribuiscono per strada ai bambini. Forse solo perché la gente possa apprezzare l'immagine dei poliziotti che buttano a terra Babbo Natale e strappano via i giocattoli dalle mani dei bambini in lacrime. Una tale focalizzazione apre la strada a una teoria del potere correlata non con la conoscenza, ma con l'ignoranza e la stupidità. Perché la violenza, soprattutto la violenza strutturale, quando tutto il potere sta da una parte, genera ignoranza. Se uno ha il potere di colpire le persone sulla testa ogni volta che ne ha voglia, non è necessario che si sforzi di capire qual è il parere delle vittime riguardo a ciò che sta accadendo. E infatti il problema non si pone. Una maniera infallibile per semplificare gli accordi sociali, per ignorare il gioco complesso delle prospettive, dei desideri, delle passioni e della mutua comprensione, ovvero l'essenza dell'esistenza umana, è quella di creare una legge e minacciare di colpire tutti quelli che la infrangono.
Per questo la violenza è l'arma perfetta degli stupidi. È l'unica forma di stupidità a cui è quasi impossibile ribattere con una risposta intelligente. Ed è ovviamente anche la base dello Stato. Contrariamente a quanto si crede, non sono le burocrazie a generare la stupidità. Queste si limitano a mettere in atto modalità in grado di gestire le situazioni che sono già intrinsecamente stupide, perché si basano fondamentalmente sull'arbitrarietà della forza. In ultima analisi, questo ci condurrà a una teoria della relazione tra violenza e immaginario. Perché la gente in basso, le vittime della violenza strutturale, si chiede sempre come vivono quelli in alto, cioè i beneficiari della violenza strutturale, e non capita mai il contrario. Dato che gli uomini sono creature solidali, questo tende a diventare uno dei capisaldi di ogni sistema di disuguaglianza. Gli oppressi si preoccupano dei loro oppressori più di quanto questi ultimi facciano nei loro confronti, e sembra essere, esso stesso, un effetto della violenza strutturale. Una o più teorie dell'alienazione. Ecco la domanda che fa saltare il banco. Quali sono le dimensioni di una esperienza non alienata? In quali forme potrebbe essere catalogata o considerata? Un'antropologia anarchica degna di questo nome dovrebbe dedicare un'attenzione particolare al problema, perché è questo che vogliono sapere i punk, gli hippie e gli attivisti di ogni colore quando rivolgono il proprio interesse verso l'antropologia. Gli antropologi sono così spaventati dall'idea di fornire un resoconto romantico delle società studiate che arrivano al punto di rifiutarsi di offrire risposte. Ma così non lasciano alla gente altra possibilità se non quella di cadere nelle mani di chi diffonde una visione romantica della realtà. È il caso di un primitivista come Zerzan, che nel tentativo di eliminare ciò che ci separa da un'esperienza pura e immediata, finisce per eliminare praticamente tutto. La sua opera, che sta conoscendo un buon successo, finisce per condannare l'esistenza stessa del linguaggio, della matematica, del tempo e della musica e di ogni forma di arte e rappresentazione, tutte escluse in quanto forme di alienazione. Si rimane quindi con una sorta di impossibile ideale evoluzionista. L'unico essere umano assolutamente non alienato non sarebbe neanche un umano, bensì una scimmia perfetta, vissuta circa 100.000 anni fa, tutt'uno con la natura selvaggia, capace di comunicare con i suoi simili attraverso un legame telepatico, per noi inimmaginabile. Una vera rivoluzione potrebbe realizzarsi solo con un ritorno a quello stadio. Come sia possibile che i seguaci di idee simili possano impegnarsi in azioni politiche effettive, e nella mia esperienza posso dire che molti di loro sono enormemente capaci, è di per sé una affascinante questione sociologica, ma qui si impone la necessità di un'analisi alternativa dell'alienazione. Potremmo iniziare con una sorta di sociologia delle microutopie, controparte di una tipologia delle forme dell'alienazione, delle forme alienate e non alienate delle azioni. Se smettiamo di considerare le forme di azione solo in base alla funzione che hanno nel riprodurre dislivelli di potere più estesi e totalitari, allora riusciremo a vedere che le relazioni sociali anarchiche e forme di azione non alienata già esistono intorno a noi. E questo ha una valenza critica, perché ci mostra che l'anarchismo è già adesso, ed è sempre stato, una delle principali basi per l'interazione umana. Ci autogestiamo e pratichiamo il mutuo appoggio da sempre, l'abbiamo sempre fatto. Ci dedichiamo anche alla creatività artistica, che a uno scrupoloso esame rivelerebbe come le esperienze meno alienate comprendano un elemento di quello che Marx avrebbe chiamato feticismo. E c'è un bisogno urgente di elaborare una teoria del genere se si accetta l'ipotesi, da me sostenuta di frequente, che la tensione rivoluzionaria implica sempre un'alleanza tacita tra i meno alienati e i più oppressi. Sofferenza e piacere, la privatizzazione del desiderio. Gli anarchici, gli autonomi, i situazionisti e gli altri gruppi della nuova corrente rivoluzionaria danno per scontato che la vecchia genia di rivoluzionari arcigni, determinati e votati al sacrificio, abituati a vedere il mondo solo attraverso le lenti della sofferenza, può produrre solo altra sofferenza. Almeno questo è quanto è successo in passato, e da qui deriva l'importanza attribuita al piacere, alla baldoria carnevalesca, alla creazione di zone temporaneamente autonome dove si possa vivere come se fossimo già liberi.
L'ideale della festa della resistenza, con la sua musica folle, i grandi pupazzi, è un ritorno consapevole al mondo del tardo medioevo, con i giganti e i dragoni costruiti in vimini, con i balli intorno all'albero, la danza moresca. Questo stesso mondo che i puritani precursori dello spirito capitalista odiavano a tal punto da arrivare a distruggerlo. La storia del capitalismo è passata dall'attacco alle forme conviviali e collettive di consumo alla diffusione di forme di consumo altamente individualizzate, private, addirittura segrete, un processo di privatizzazione del desiderio. D'altronde, disponendo di tutta quella gente che dedicava il proprio tempo alla produzione di beni invece che a fare festa, dovevano pure inventarsi un modo per vendere tutte quelle merci. Un problema teoretico. Come riconciliare tutto questo con l'inquietante intuizione di Slavoj Žižek, secondo il quale se si desidera fomentare l'odio etnico, il modo più semplice è concentrarsi sulle modalità strane e perverse con cui gli altri provano piacere. Se invece si vogliono mettere in risalto le affinità tra i popoli, il modo più semplice è evidenziare come anche gli altri soffrano. La democrazia. Un'ipotesi. In origine, la democrazia maggioritaria era sostanzialmente un'istituzione militare. Un pregiudizio tipico della storiografia occidentale vede questo tipo di democrazia come la democrazia tout court. Si dice solitamente che la democrazia ha le sue origini nell'antica Atene e che sarebbe, come la scienza e la filosofia, un'invenzione greca. Non è molto chiaro il significato di una tale asserzione. Dobbiamo presumere che prima degli ateniesi non fosse mai venuto in mente a nessuno di raccogliere tutti i membri della propria comunità per esprimere delle decisioni comuni, garantendo a tutti uguale possibilità di parola? Ritenerlo appare ridicolo. È chiaro che ci sono state molte società egualitarie nella storia. Società molto più egualitarie di Atene esistite prima del 500 a.C., che ovviamente seguivano dei procedimenti per raggiungere delle decisioni su questioni di comune interesse. Ma si dà sempre per scontato che questi procedimenti, qualunque siano stati, non potevano essere democratici in senso proprio. D'altronde, anche studiosi con credenziali radicali impeccabili, fautori della democrazia diretta, si sono arrampicati sugli specchi nel tentativo di giustificare una teoria del genere. Le comunità egualitarie non occidentali si basano sulla parentela, ha sostenuto Murray Bookchin. Perché? Forse l'antica Grecia non si basava sulla parentela? Ovviamente l'agorà ateniese non si basava strettamente sulla parentela, ma questo si può dire anche della foco nolona malgrascia o della seca balinese. E allora? Cornelius Castoriadis ha scritto: alcuni potrebbero parlare della democrazia irochese o berbera, ma è un uso improprio del termine. Si tratta di società primitive convinte che l'ordine sociale sia stato consegnato loro dagli dei o dagli spiriti e che non sia stato autoistituito dagli uomini come ad Atene. Davvero? Ma in realtà, ad esempio, la Lega degli Irochesi era un'organizzazione sorta da un negoziato, un accordo comune maturato in tempi storici e soggetto a costante negoziazione. Argomentazioni come queste non reggono per il semplice fatto che non sono affatto argomentazioni, bensì asserzioni gratuite. La vera ragione della riluttanza degli intellettuali a considerare come democratica un'assemblea di un villaggio sulawesi o tallensi, a parte il razzismo pure semplice, insieme al rifiuto degli occidentali di ammettere di aver ammazzato in relativa impunità qualcuno che era a livello di un Pericle, la vera ragione consiste nel fatto che non votano. Ora, questo è indubbiamente un fatto interessante. Perché non lo fanno? Se accettiamo l'idea che alzare le mani o mettere tutti quelli d'accordo con una proposta sul lato della piazza e tutti quelli contrari sul lato opposto non siano concetti così sofisticati che è stato necessario aspettare un qualche genio dell'antichità per essere inventati, allora perché sono utilizzati tanto di rado? Di nuovo ci troviamo di fronte a un rifiuto esplicito. Più volte, da un capo all'altro del pianeta, dall'Australia alla Siberia, le comunità egualitarie hanno preferito adottare un qualche modello di processo consensuale. Perché?
propongo questa spiegazione. In una piccola comunità basata su rapporti diretti, è molto più facile immaginare cosa vuole la maggior parte dei suoi membri piuttosto che trovare il modo per convincere chi è contrario ad adeguarsi. Prendere decisioni consensuali è tipico di quelle società in cui non c'è modo di costringere una minoranza a essere d'accordo con le decisioni della maggioranza. Vuoi perché non esiste uno Stato con il monopolio della forza coercitiva, vuoi perché lo Stato non ha niente a che fare con le decisioni prese a livello locale. E se non c'è modo di costringere chi dissente al rispetto della decisione della maggioranza, allora l'ultima cosa da fare è esprimere un voto, un confronto pubblico in cui qualcuno sarebbe visto come perdente. Votare rappresenterebbe in quel caso il modo più sicuro per garantire umiliazioni, risentimento, odio e infine la distruzione stessa della comunità. Quello che sembra un difficile e laborioso processo di creazione del consenso è in realtà un lungo processo per assicurarsi che nessuno se ne vada con l'idea che il suo punto di vista sia stato totalmente ignorato. Potremmo così dire che la democrazia maggioritaria può emergere solo quando questi due fattori coincidono. L'idea che le persone debbano avere uguale voce in capitolo nelle decisioni di gruppo. L'esistenza di un apparato coercitivo capace di far rispettare quelle decisioni. La presenza di entrambe queste condizioni si è verificata sporadicamente nella storia dell'umanità. Laddove esistevano società egualitarie, era di solito considerato sbagliato imporre una coercizione sistematica. Laddove esisteva un apparato coercitivo, chi deteneva le leve del comando non si preoccupava certo di rispettare la volontà popolare. Non dimentichiamo che l'antica Grecia è stata una delle società più competitive della storia. Era una società che cercava di portare tutto sul piano della competizione sportiva, dall'atletica alla filosofia fino alla tragedia ed altro ancora. Non deve sorprendere troppo che abbiano trasformato in una competizione pubblica anche il processo decisionale politico ed è significativo che le decisioni fossero prese sotto lo sguardo della plebe in armi. Aristotele osserva, nella sua Politica, che la costituzione di una città-stato greca dipendeva dall'arma principale del suo esercito. Se questa era la cavalleria, l'ordinamento sarebbe stato aristocratico, perché i cavalli erano costosi. Se prevaleva una fantoria di opliti, si sarebbe formata un'oligarchia, poiché non tutti potevano permettersi l'armatura e l'addestramento militare. Se la sua forza, invece, si basava sulla marina o sulla fanteria leggera, allora ci si poteva aspettare una democrazia perché tutti potevano vogare o usare una fionda. In altre parole, se un uomo è armato, allora la sua opinione verrà presa in considerazione. Il funzionamento di questa logica è esemplificato nell'Anabasi di Senofonte, dove si racconta la storia di un esercito di mercenari che all'improvviso si ritrovano dispersi e senza capo nel bel mezzo della Persia. Eleggono nuovi ufficiali e poi indicano una votazione collettiva per decidere la prossima mossa. In un caso del genere, anche con una maggioranza di 40 contro 60, l'equilibrio delle forze è evidente, come è evidente quello che potrebbe accadere nel caso si arrivasse a uno scontro violento. Ogni voto è davvero una conquista. Le legioni romane erano democratiche alla stessa maniera e forse era proprio questa la ragione per cui non avevano il diritto di entrare a Roma. Quando Machiavelli riportò in auge la nozione di repubblica democratica all'alba dell'era cosiddetta moderna, tornò immediatamente al concetto di plebe armata. Questo può a sua volta spiegare il senso stesso della parola democrazia, che sembra sia stata coniata con una connotazione denigratoria dai suoi altezzosi nemici. Alla lettera significa la forza o addirittura la violenza del popolo, kratos e non arcos. L'elite, che ha coniato il termine, ha sempre considerato la democrazia nient'altro che un tumulto popolare, il governo della marmaglia, e la loro alternativa era la sottomissione permanente del popolo a una minoranza. Ironia della sorte, quando riuscivano a sopprimere la democrazia, fatto non inusuale, l'unico modo per conoscere la volontà popolare era proprio attraverso le rivolte, una pratica quasi istituzionalizzata nella Roma imperiale e nell'Inghilterra del XVII secolo.
Con questo non si intende dire che le democrazie dirette, come erano state praticate ad esempio nelle città medievali o nei town meetings del New England, le assemblee cittadine, non consistessero in procedure dignitose, di solito ben ordinate, in cui si potrebbe sospettare di nuovo una qualche ricerca del consenso. Ma era ancora questo sottofondo militare a permettere agli autori dei Federalist Papers, come a tutti gli altri letterati dell'epoca, di dare per scontato che ciò che loro chiamavano democrazia, pensando in particolare alla democrazia diretta, era per sua natura la forma più instabile e tumultuosa capace di mettere a repentaglio i diritti delle minoranze, in specifico delle minoranze che avevano in mente loro, ossia quella dei ricchi. La parola democrazia si è trasformata quando è incorporato i principi della rappresentanza, e solo allora è stata riabilitata agli occhi dei teorici politici ben pensanti, assumendo il significato che ha ancora oggi. Anche la parola rappresentanza ha una storia curiosa, perché, come osserva Cornelius Castoriadis, si riferiva in origine ai rappresentanti del popolo davanti al re, di fatto degli ambasciatori interni, e non tanto a gente che tenesse davvero in mano le leve del potere. Grazie Moreno, grazie a tutti, a Lorenzo, a Olimpia, a Stefano che è già andato, grazie a tutti voi che siete venuti e buona serata. Continuate a lavorare.